Buongiorno a tutti, oggi è martedì 5 novembre 2024. Nelle prossime ore, al netto di qualche inconveniente non così imprevedibile, chi tra il candidato repubblicano Donald Trump e quello democratico Kamala Harris succederà Joe Biden come presidente degli Stati Uniti? Il clima che ha caratterizzato la campagna elettorale è stato tra i più conflittuali degli ultimi decenni ed è reso assolutamente esplosivo dalle incredibili modalità tecniche attraverso le quali si esercita il diritto di voto. Cerchiamo di valutare la posta in gioco delle elezioni statunitensi e le relative conseguenze a livello sia interno che internazionale, assieme a Pino Germinario, che è gestore del sito Italia e il Mondo. Grazie Pino. Grazie a te e un saluto agli ascoltatori. Beh, Pino, partirei innanzitutto dalla fine. Cioè, a me sembra che sia qualcosa di veramente, cioè, talmente, una cosa talmente stupida da sembrare, diciamo, deliberata, il fatto di far sì che il voto sia esercitabile attraverso il voto per posta, per esempio, o elettronicamente. Già abbiamo visto che ci sono stati, così chiamiamoli, dei problemi, ma a me sembra che sia più una strumentazione, un sistema per permettere, diciamo, la definizione automatica No. preimpostata dell'esito elettorale. Tu cosa ne pensi? Ma diciamo che il sistema elettorale vigente negli Stati Uniti non è stato mai particolarmente rigoroso, almeno secondo i canoni europei, insomma, anche italiani di qualche anno fa, insomma, delle procedure elettorali di qualche anno fa. Infatti, le accuse, le critiche di Broglie non sono una novità negli Stati Uniti. Hanno cominciato ad avere uno spessore, voci più alte a partire, diciamo, dalle votazioni, parlo dei tempi recenti, insomma, senza andare troppo indietro nei tempi. Con l'elezione tra Bush e Al Gore. Quello è stato forse il primo caso in cui si è parlato parecchio, diciamo, della possibilità de dei brogli ed è stato tirato fuori il problema, anche se poi è finito un po', in Puglia si dice a tarallucce vino, insomma, un po' in maniera approssimativa con la condiscendenza di Al Gore, insomma, nell'accettare l'esito, il responso. Tanto più che in quel caso si è trattato, diciamo, almeno dalle notizie che erano emerse, di un fatto abbastanza localizzato, più che altro in Florida. Poi il discorso si è esteso, però si è esteso nel 2016 soprattutto sulle primarie del Partito Democratico. E anche lì c'è stata una situazione che veramente ha rovinato, diciamo, l'immagine e la credibilità della democrazia, del sistema istituzionale elettorale statunitense, laddove ci fu una plateale manipolazione dei dati a favore di Hitler e di Hillary Clinton, rispetto a Bernie Sanders. Lui al momento nelle primarie era nettamente in vantaggio rispetto alla candidata, alla moglie di Bill Clinton, e l'esito fu largamente manipolato, soprattutto per mano dei sistemi elettronici, più che di rilevamento, di acquisizione dei dati, no? Poi magari discuteremo un po', diciamo, in maniera generale, com'è che funziona il sistema. Anche lì no, non se ne uscì particolarmente bene, perché ci fu la presidente del comitato, Tulsi Gabbard, che allora deputata del Partito Democratico nel collegio delle Hawaii, che denunciò i brogli, e ci fu la condiscendenza di Sanders. Non fu la prima e unica volta, insomma, in cui rivelò il carattere, diciamo, della predisposizione Sanders, che in qualche maniera avallò, diciamo, la nomina a candidata di Hillary Clinton. Il peggio è venuto fuori nel 2020, con le elezioni presidenziali.
Il peggio nel senso che lì, siccome c'era l'alea, la possibilità evidente che Trump raggiungesse il quorum necessario per avere gli elettori, no, che lo votassero, ricordiamoci che non c'è l'elezione diretta del presidente, sì. I votanti, gli elettori votano dei delegati stato per stato, sì. E sono loro poi a decidere, tra l'altro svincolati dal voto, insomma, quindi possono succedere comunque ribaltamenti che in realtà nella storia degli Stati Uniti ci sono stati, raramente, però ci sono stati, insomma, nelle loro ricorrenti situazioni di crisi, no? Lì c'è stato il clou, un po' agevolati dalla crisi pandemica, che da una parte ha agevolato l'utilizzo del voto per posta, dall'altra ha allentato un po' le briglie e le possibilità di controllo dei due partiti, diciamo più che altro di uno dei due partiti sui seggi elettorali, sino a creare delle situazioni veramente grottesche, curiose, tra l'altro anche filmate. Si è passati, per dare un esempio, da camion che uscivano da magazzini pieni di schede elettorali da manipolare, che non erano i magazzini dove erano depositate le urne, i seggi, a filmati dove si vedevano funzionari che prendevano a man bassa queste schede e le conteggiavano senza possibilità di contraddittorio, per vari motivi, dalla denuncia, diciamo, di impianti di condotte d'acqua rotte con dichiarazioni di evacuazione e via dicendo. Ma poi c'è un sacco di altre testimonianze, ma anche dirette di miei amici del posto, che alcuni mi hanno dichiarato che avevano ricevuto addirittura 12 schede elettorali di gente che comunque era andata via o era morta, poi è andata via, che risiedeva in altri stati, e si presume, cioè è anche accertato, che praticamente le stesse persone ne abbiano ricevuto di fatto più di una scheda elettorale, perché probabilmente nei registri più o meno consapevolmente risultavano residenti da una parte, collocati da una parte o dall'altra. Ora lì stava la buona fede e la correttezza dei cittadini restituire le schede, ammesso che la restituzione sia una garanzia, diciamo, di non manipolazione, piuttosto che di utilizzo per votare. Perché? Perché negli Stati Uniti non c'è l'obbligo di un accertamento della figura fisica che va a votare, non c'è il documento di identità, e poi ci sono anche tanti altri meccanismi, cioè c'è tutta una pletora di possibilità, che poi, per non parlare del discorso del ruolo che hanno i procuratori generali, i giudici, la giurisdizione nel valutare. Quest'anno la situazione è un po' diversa, primo perché il gap da quello che si deduce dai sondaggi, diciamo, delle agenzie un po' più serie, tipo il Rasmussen e il Trafalgar, che sono quelli più serie perché negli anni sono quelle che si sono sempre più avvicinate poi all'esito finale delle elezioni, in questo senso più attendibili, ecco, più che serie. C'è un gap abbastanza importante di favori rispetto a Trump, no? Dall'altra c'è il fatto che la questione della manipolazione, della contraffazione è diventata in qualche maniera un po' senso comune, insomma, tra la popolazione, anche nell'area democratica stessa. Infatti tempo fa, in questi anni, ci sono stati anche dei sondaggi che man mano hanno fatto vedere il crescere anche della considerazione della poca attendibilità delle elezioni, anche nel campo democratico stesso. E poi la cosa importante è che finalmente la parte del movimento, la MAGA di Trump, eccetera, sono riusciti a mettere in ballo un buon numero di personale, di addetti al controllo dello spoglio, circa 250.000 persone, tutte concentrate negli stati, nei battleground, cioè negli stati incerti, dall'esito incerto, e che determineranno di fatto
la maggioranza, diciamo, degli elettori che voteranno per il presidente, e anche uno stuolo di 500 avvocati pronti a presentare al momento i ricorsi sulle irregolarità. E infatti già alcune azioni di irregolarità che sono emesse sono state denunciate con il giudice che per lo più ha dato ragione, diciamo, a queste rimostranze. Ecco, questo è il quadro. Poi ci sarebbe da dire anche sulla manipolazione dei flussi migratori, che guarda caso sono stati particolarmente concentrati in queste aree, diciamo, di incertezza del voto. Non vorrei fare il complottista, però dobbiamo tenere presente che qua si tratta di una soglia, sono elezioni abbastanza equilibrate, diciamo, come consensi da una parte e dall'altra. Diciamo, attualmente la stima più attendibile parla di un vantaggio di un 3-4 punti di Trump rispetto a Kamala Harris. È un margine che consente la manipolazione ancora. Siamo sulle soglie. Teniamo presente, per esempio, che la votazione tra Biden e Trump ha avuto un'esplosione inconsueta di votanti, sì. Irrealistica, bisogna dire, che Trump ha avuto voti paragonabili a quelli di Obama e anche più, pur avendo perso le elezioni. Biden è arrivato a 6-7 milioni in più di voti, mi sembra che sia arrivato a 82-83 milioni. Insomma, è poco credibile, molto poco credibile, però ci fa capire quale può essere il margine oltre il quale la manipolazione diventa troppo sfacciata, magari da causare disordini, contestazioni, sì. E via dicendo. Siamo lì, ecco, come margine. Bene, Pino, ti volevo chiedere anche un'altra cosa. Cioè, tu prima hai fatto riferimento all'immigrazione, che ha esercitato un peso. Noi potremmo dire che i democratici è come se avessero importato voti, perché c'è stata la concessione a man bassa di cittadinanze a ritmo accelerato, con, diciamo, una corsia preferenziale a non so quante decine di migliaia di immigrati che erano irregolari. Questo probabilmente non sarà stato accolto con molto favore, per esempio, in quegli stati maggiormente interessati dal fenomeno, come può essere per esempio il Texas, che è stato proprio il centro poi di un contenzioso tra Stato federale tra governo federale e Stato texano, che ha visto 25 governatori schierarsi a fianco del Texas, proprio per una questione di tutela dei confini. Esatto, sì, sì. E tu come credi che potrebbe svilupparsi questa vicenda? Ma qui ci sono due aspetti da valutare. C'è un aspetto di lungo periodo, che è il più importante, col discorso della cittadinanza a cui hai fatto riferimento. Cioè, il discorso della cittadinanza va riferito soprattutto a lungo periodo, cioè di questi immigrati che nel giro di mesi o di pochissimi anni, da qui, diciamo, alla prossima tornata elettorale presidenziale, potrebbero avere la cittadinanza e quindi determinare, diciamo, una svolta definitiva nel responso dell'elezione, quindi farlo diventare, diciamo, un esito scontato. Anche se, per la verità, poi nei fatti bisognerà anche vedere questa storia. Poi, se vuoi, ne accenniamo dal punto di vista diciamo delle dinamiche politiche e demografiche, quello che può determinarsi in realtà. C'è una qualche manipolazione nell'immediato riguardo alla concessione delle cittadinanze, ma soprattutto sul fatto di gente che può essere utilizzata per andare a votare sotto mentite spoglie, di fatto. Ecco, questo è il caso. Non è granché determinante il riconoscimento degli immigrati in quanto cittadini, quindi in quanto votanti. Ecco, è importante come numero, ma non così gonfiato. Lo è in prospettiva, ecco, molto di più, perché in questi ultimi anni sono entrati parecchi milioni di migranti, tra l'altro con delle dinamiche curiose, perché inizialmente si sono concentrati negli stati più repubblicani, come è di confine, tipo il Texas e via dicendo. Poi c'è stata una migrazione molto accentuata nelle zone
dove era più presente MAGA, era presente la contestazione, soprattutto nel centro-nord degli Stati Uniti, fino a sfigurare la composizione di intere cittadine e paesi, cioè quella è un'area dove non è che ci sono enormi città, zone metropolitane, ci sono città, cittadine, paesi, eccetera, perciò ce ne sono parecchie che sono proprio trasformate socialmente proprio da questi flussi, proprio che sono avvenute nell'ordine delle migliaia a settimana, insomma, a mesi, per stati dalla popolazione poco rilevante come quella degli stati centrali del centro-nord, è un fatto notevole. Per il futuro invece il discorso, il calcolo è diverso, c'è il discorso economico della funzione dell'immigrazione, eccetera, però non è l'argomento di oggi. C'è la considerazione che di per sé gli immigrati siano la forza di opinione e di voto che in mano ai democratici, diciamo, la componente radicale progressista, diciamo. Però quello bisogna vedere, perché intanto nel tempo bisogna dire che gran parte di questi probabilmente si integreranno, avranno una loro collocazione e godranno e soffriranno della condizione così come degli altri statunitensi, no? Quindi bisogna vedere nel tempo le dinamiche quali saranno. E poi c'è anche la reazione, perché bisogna tenere presente che questi flussi incontrollati che sono di milioni e milioni di persone in 4-5 anni, questo bisogna specificarlo, sta creando una reazione anche rispetto alle prime e alle seconde ondate di immigrati che si sono inserite, hanno costituito anche parte del ceto medio statunitense, che si vedono in qualche... oltre che il ceto di ceti sociali più bassi, che però comunque integrati nel sistema, che si vedono minacciati un po' per il precariato, un po' per la vita socialmente disgregata che si crea con gente che va a spasso, un po' anche per gli oneri che comporta questa immigrazione, perché rispetto a 40-50 anni fa gli immigrati hanno un minimo di una base di assistenza sociale che è importante, che grava sulla tassazione degli stati, ecco, quindi può creare un effetto di ripulsa che può compensare questa acquisizione di consensi, che è tutta da vedere insomma nel tempo, ecco. E infatti basta vedere MAGA, il movimento di Trump, cosa è diventato rispetto a 8 anni fa. È interessante, perché per esempio c'era un eminente studioso politologo tra i più famosi al mondo, Samuel Huntington, che sosteneva già ai primi del 2000 che queste ondate migratorie, soprattutto di popolazioni ispaniche che hanno delle caratteristiche ben precise, tendono a rimanere fortemente ancorate ai propri usi e costumi, quindi tendono a mantenere la lingua, l'idioma spagnolo come primario, sono cattolici e tendono a rimanerlo. E quindi questo, siccome erano flussi migratori, e poi una volta sono anche molto prolifici questo ceppo etnico, rischiava in prospettiva, nell'ottica di Huntington, di scompaginare l'equilibrio demografico statunitense con una costante ascesa del ceppo ispanico. Sì. E questo metteva in una sorta di posizione di minoranza, tendenzialmente, il nocciolo duro della classe dirigente statunitense, che è eminentemente WASP. E questo avrebbe, secondo lui, prodotto delle implicazioni enormi in termini proprio di equilibrio interno e di proiezione geopolitica. Tu come la vedi? Da parte di Huntington c'è stata proprio una forzatura delle situazioni, della situazione, perché bisogna partire, se dobbiamo concentrare il discorso sugli Stati Uniti, perché fare il discorso generale insomma un po' fuorviante rispetto all'economia, alla conversazione. Gli Stati Uniti, il mito degli Stati Uniti si è fondato sulla capacità di fondere le comunità, no? Attraverso le prospettive di sviluppo, il benessere, il far soldi, e rispetto anche a un modo di vita dove l'attività civica e di comunità delle
dei cittadini, diciamo, ha uno spessore forse addirittura superiore rispetto a quello che avviene in Europa. Qui qualcosa di simile, per esempio, succede qua dove vivo io, in Trentino, come attività civica di particolare, dove le attività dei gruppi sociali che lavorano e operano nella società per tematiche, via dicendo, è sviluppato rispetto, diciamo, all'impegno politico. Ecco, io forse mi rifaccio a un'altra tradizione, essendo settantenne, a un altro tipo, diciamo, di impostazione delle cose, anche rispetto alla mia gioventù, no? Lì c'è qualcosa di simile che è rimasto, no? Il problema è che si è determinato l'ambizione al melting pot, si è trasformata un po' perché per i flussi incontrollati e un po' per l'ideologia che si è formata, che è culminata nell'ideologia woke, dei diritti, della estremizzazione del ruolo e della condizione delle minoranze, no? Senza sì. Crearsi un diciamo, sviluppare un filone, un tema che crei un luogo, un discorso comune fra queste comunità, insomma, non dico di integrazione, ma di possibilità di convivenza piuttosto che di giusta posizione. Questo ha determinato una frammentazione della società negli Stati Uniti, proprio perché non è una società che storicamente ha una tradizione plurisecolare, diciamo, rispetto alla nostra, quindi ha avuto molto meno tempo per sedimentare le diverse culture, sia magari in maniera conflittuale, sia in maniera, diciamo, cooperativa. Ecco, questo è. E da questo punto di vista, diciamo, lo scontro di civiltà va interpretato come gruppi in qualche maniera a sé stanti, no? Sì. Che possono arrivare anche a confliggere, però come gruppi un po' a sé stanti in una società apparentemente aperta, ma aperta solo su pochi comuni denominatori, che sono soprattutto di tipo sempre più di tipo economico, di tipo arrivista, ecco, in questo senso, però no, senza dare un termine necessariamente negativo, insomma, alla cosa. Ecco, questa è un po' la situazione di crisi degli Stati Uniti che sarà difficile da gestire, dove c'è una situazione, diciamo, discendente, cioè di incapacità di gestire le cose da parte di una componente, quella radical democratica neocon, grosso modo, no? Che è quella che storicamente raccoglieva i gruppi etnici e li raccoglie ancora, no? Però si sta dimostrando sempre meno capace di fare sintesi. Dall'altra c'è questo movimento MAGA, che inizialmente e paradossalmente è iniziato come movimento caratteristico della crisi dei bianchi, del ceto medio bianco. Adesso però paradossalmente si sta allargando, cominciando a rappresentare fette importanti di altri gruppi etnici, altre minoranze per vari motivi, un po' perché queste minoranze pian piano nella stratificazione hanno cominciato a coprire ruoli diciamo di ceto medio, di funzionali, diciamo, la società anche di medio alto livello, che però sta subendo le crisi legate alla tecnologia, alla deindustrializzazione e via dicendo. È un po' però perché in qualche maniera, diciamo, stanno subendo anche le dinamiche esterne, diciamo, agli Stati Uniti, cioè legate alle dinamiche geopolitiche, all'immigrazione e via dicendo, e quindi sta creando, diciamo, malcontento, e quindi sta creando le condizioni di allargamento di questo movimento. Bisogna vedere se sarà capace di arrivare a sintesi. Quello, si possono fare due chiacchiere anche su quello, anche se sì. Penso che nemmeno loro sappiano bene ancora, ecco, esatto, dove si potrà. Di certo mi sembra che il Make America Great Again sia più strutturato rispetto al 2016. Cioè, all'epoca veramente, secondo me, erano una banda di improvvisati e soprattutto non erano pronti, e si è visto con la guerra a tutto campo che gli è stata mossa dagli apparati, che prima con Steve Bannon, poi con il generale Flynn. Lì l'abbandono di Trump nei confronti di Flynn è stata una cosa che probabilmente ha segnato i rapporti interni pesantemente, sì.
E a poi si è visto che comunque Trump pian piano è stato circondato da una serie di personaggi che con il movimento non avevano niente a che fare. Pensiamo a John Bolton, nominato consigliere per la sicurezza nazionale, un neoconservatore della prima ora, che adesso Trump critica pesantemente, l'ha definito proprio un idiota, fondamentalmente, ha detto che Alice Cheney quasi finirebbe spararle, sappiamo, di figlia di cotanto padre. Anche Pompeo che passa per essere qui in Europa uno dei mediatori e dei trade union tra Trump e diciamo la destra qui locale, invece è sbagliatissimo, insomma. Vai scusami se ma niente, nel senso, c'è stato questo conflitto. Adesso sembra che quelli la parte di classe dominante che si è serragliata dentro Trump abbia un po' imparato la lezione e si sia preparata per tempo a piazzare i propri sostenitori nei gangli dello Stato che contano. Tu come la vedi? Allora, sicuramente il 2016 è stata una sorpresa per tutti, compreso Trump, l'ho detto anche lui che non si aspettava, e soprattutto per il gruppo promotore della candidatura e delle elezioni di Trump. Tant'è che quel gruppo, un mese dopo, diciamo, il suo insediamento, proprio perché avevano capito l'andazzo che stava prendendo la situazione, si è dimesso. Queste sono cose che, diciamo, abbastanza riservate, che non hanno circolato tanto come informazioni, non sono segrete, diciamo, però non hanno circolato bene, però è stato questo nelle dinamiche, perché da una parte c'era una situazione inaspettata, cioè la vittoria di Trump, dall'altra c'era l'impreparazione e l'impossibilità di coprire i posti nello spoil system, no? Che di solito si fa e che in quelle condizioni sarebbe stato molto più indispensabile e necessario, proprio per l'alternatività delle politiche che si voleva portare avanti, no? E questo, diciamo, un po' ha creato un po' problemi all'interno, ha evidenziato i limiti del personaggio stesso, di Trump stesso, diciamo, perché insomma di limiti, oltre ad avere fegato e coraggio, insomma, ne ha, insomma, il leader cioè, stiamo parlando di Donald Trump, e ha creato quelle situazioni contraddittorie e paradossali che l'hanno fatto sembrare una presidenza, è vero, cauta in certe situazioni, soprattutto nell'impeto bellicista, però in realtà molto ambigua nelle scelte, ma era un'ambiguità più dettata in preparazione, diciamo, e dalla incoerenza più che dalla volontà del personaggio e dello schieramento che c'era dietro. Poi, se vuoi, ne possiamo parlare di alcuni specifici episodi, a partire per esempio dalla conflittualità con l'Iran, anche con la Cina stessa, vi dicendo. Vai pure. Ma per esempio, due o tre esempi sono stati proprio il momento della crisi con l'Iran legata all'omicidio di Soleimani. C'è stata nettamente una forzatura da parte di gruppi interni alla compagine di Trump, soprattutto non di Pompeo, di Pompeo, che praticamente aveva dato praticamente ordine all'insaputa di Trump di attaccare l'Iran con gli aerei già in voto. E lì Trump, per esempio, ha bloccato quell'operazione, no? Pur avendo sponsorizzato l'operazione di Soleiman. Anche se lì, per realtà, ci sarebbe da discutere sul ruolo anche degli iraniani stessi, su una certa, diciamo, faciloneria, secondo me, da parte degli iraniani nell'agire in quelle situazioni, perché esporre, diciamo, un personaggio di primo piano ad attaccare un'ambasciata, diciamo, in un altro paese, insomma, mi sembra un po' azzardato, diciamo, rischioso, diciamo, come atteggiamento. Ci sarebbe da aspettare una reazione dal suo punto di vista, diciamo, punto di vista realistico, diciamo, dell'azione, però è un altro discorso. Poi c'è anche il discorso anche rispetto alla Cina, rispetto alla Corea, insomma, dove là si è visto chiaramente l'atteggiamento, qual è l'impostazione della componente MAGA e di Trump, e che deve far riflettere anche su quello che potrebbe essere la politica estera, diciamo, se dovesse affermarsi e se MAGA e Trump dovessero avere effettivamente il controllo degli apparati. Anche queste sono due cose in particolare, perché a me sembra che
Non bisogna farsi ingannare, diciamo, dalle parole e dalla vivacità degli alterchi e delle discussioni rispetto poi all'ispirazione che guida, diciamo, i comportamenti. A me sembra, per esempio, che Trump, dal punto di vista, diciamo, delle dinamiche geopolitiche, anche se probabilmente non le razionalizza per il personaggio che è, per i limiti che ha, abbia più una posizione simile alla Cina come approccio. Cioè, quando lui parla di contrattare, di urlare e poi trovare un accordo, quindi di avere una posizione molto simile al multilateralismo che propone la Cina, anche se ovviamente con interessi diversi e contrapposti, però quello porta a una predisposizione al tentativo di un accordo che si pone su basi diverse rispetto all'atteggiamento neocon o democratico, che è molto più apparentemente più aperto, diciamo, nell'esposizione, nella comunicazione, però molto più duro nei fatti, diciamo, dei comportamenti, perché è molto più impostato dal punto di vista delle dinamiche geopolitiche, della contrapposizione strategica e via dicendo. Non so se sono stato chiaro. Sì, direi proprio di sì. Il punto è proprio quello. Cioè, in effetti c'è una, secondo me, si va configurando una saldatura abbastanza pericolosa tra la Israel lobby, i neoconservatori, e quindi che, insomma, e queste fasce meridionali, diciamo, i cristiani, i sionisti, che tendono a tirare un po' la politica degli Stati Uniti verso certi estremi che sono molto pericolosi e che, per, secondo me, nell'ottica dei centri decisionali che supportano Trump, non è più al passo coi tempi. Cioè, gli Stati Uniti non possono più permettersi di fare quel genere di politica, perché sono ormai declinanti, ci sono delle altre potenze di cui tener conto e occorre un approccio completamente diverso. Mi verrebbe da dire, per usare, cioè, insomma, una categorizzazione che per forza di cose semplifica, che la classe dirigente che spalleggia Trump sia una classe dirigente che ha preso atto della configurazione multipolare del mondo. Tu come la vedi? Sì, su questo sono d'accordo. E per due motivi. Uno, per i più, diciamo, più svegli, più sagaci, diciamo, per l'elite, perché le dinamiche geopolitiche probabilmente le comprendono, le vedono, ci sono dentro e in qualche maniera prendono altro. Un po' anche per le pressioni politiche interne. Infatti, se noi andiamo a vedere, per esempio, la campagna elettorale di Trump come indizio, come sintomo, basta vedere, per esempio, la manifestazione che ha tenuto, non mi ricordo più bene, nella città, con il sostegno dei musulmani, addirittura dell'imam lì della zona, dell'endorsement che gli ha fatto, diciamo, la comunità, che ha fatto a Trump la comunità, che è una cosa inaudita sia rispetto alla narrazione di quello che è di quella che è la predisposizione, diciamo, di Trump verso Israele e contro l'Iran, diciamo, no? E sia per il fatto perché storicamente la comunità musulmana, diciamo, rispetto alle forze politiche statunitensi sembrerebbero più propense a guardare verso i democratici, o almeno i vecchi democratici, non gli attuali demoneocon. Probabilmente lì deve aver irretito la posizione a parole dell'amministrazione Biden, però in realtà del tutto subordinata, diciamo, all'aggressività di Israele. Non subordinata, ma anche propugnatrice, perché lì c'è tutto un doppio gioco anche di immagine, che deve aver indispettito parecchio la comunità da questo punto di vista. Quindi probabilmente c'è anche una reazione di convenienza, di opportunismo, diciamo, in questa adesione. Però intanto c'è, e poi non è solo, perché basta vedere quello che sta succedendo nella comunità islamica, nella comunità nera, in altre realtà. Il fatto che ci sia questa composizione così varia renderà molto più difficoltoso un atteggiamento nudo e crudo a favore, diciamo, di Israele, se non al prezzo, diciamo, di creare problemi, ulteriori problemi all'interno, diciamo, della formazione sociale e della compagine politica. Per cui è una situazione in divenire, insomma, che lascia spazio
a diverse possibilità, insomma, a diverse dinamiche. Non è un caso che nelle ultime due o tre settimane sia Trump che lo stesso Vance, che è quello ancora più schierato, diciamo, dal punto di vista politico, diciamo, geopolitico, siano stati molto più cauti nelle loro espressioni, ma anche in certi comportamenti. E probabilmente anche lì vedremo qualche sorpresa, sorpresa che dipenderà tanto, ovviamente, dalla capacità di tenuta degli avversari geopolitici, cioè della Russia, della Cina, dell'Iran, ma anche degli stessi sauditi, della Turchia, insomma, dipenderà tantissimo da quello, però dipenderà. Sì, indubbiamente. Invece sul fronte opposto c'è una, secondo me, grande confusione sotto il cielo, perché obiettivamente è qualcosa di allucinante, secondo me, il processo che ha portato alla nomination di Kamala Harris, perché Kamala Harris è stato un personaggio tenuto costantemente ai margini sotto l'amministrazione Biden, dagli stessi membri dell'amministrazione considerata una poco più che una figurante, alla quale non era legata in una posizione, diciamo, di non nuocere, e adesso improvvisamente viene tirata in ballo. Fiumi di denaro sono riversati su di lei, molti di più di quanti non ne abbia raccolti Trump. Sappiamo che il mondo dell'high-tech in particolar modo è molto vicino a queste, una parte del mondo high-tech, una parte, sì. Vediamo come Elon Musk, per esempio, si sta comportando da questo punto di vista. Però è un dato che, cioè, Biden è stato estromesso. Qualcuno dice la cricca di Obama ha messo il veto, ha detto non è più possibile continuare in questa maniera, o Biden si sfila oppure facciamo una procedura di impeachment, perché per conclamati limiti di età, condizioni fisiche non all'altezza, come se quella fosse la scoperta del giorno dopo delle primarie democratiche. Ti vorrei chiedere, secondo te cosa è accaduto, perché è uno spettacolo veramente indecoroso, e dove si andrebbe a parare? Cioè, Kamala Harris, che personaggio è? Allora, l'area democratica neocon, grosso modo, che ormai può essere definita così, è uno dei meriti dello scontro, del conflitto politico negli Stati Uniti, è quello proprio di aver chiarito, diciamo, gli schieramenti al di là, diciamo, della classica ripartizione repubblicani e democratici, qua diremmo destra-sinistra e via dicendo, una nuova definizione, diciamo, degli schieramenti politici, dove i neocon hanno un ruolo assolutamente importante e cruciale nel controllo delle leve di potere e nelle decisioni politiche. Neocon che sono presenti, erano presenti da una parte e dall'altra, e adesso soprattutto in campo democratico, no? Nel Partito Repubblicano non è ancora, c'hanno ancora qualche posizione, però è del tutto è poco rilevante. Insomma, hanno ancora un qualche controllo sui finanziamenti, sulla gestione dei finanziamenti nel partito, ma anche lì si sta esaurendo, diciamo, la capacità. C'è che quella componente lì sta perdendo la capacità di tenere assieme il tutto, cioè dalla parte radicale alla parte, diciamo, più conservatrice dell'area, diciamo, radicale, democratica, vi dicendo, proprio perché un po' per il discorso ideologico che hanno alimentato con il woke, il determinismo delle minoranze e via dicendo, un po' con lo stridore che esiste tra le politiche portate avanti prettamente neocon e la tradizione, è una bestemmia dirlo, diciamo, negli Stati Uniti, socialdemocratica, ecco. Perché negli Stati Uniti non esiste una tradizione, ovvero è esistita, ma è stata, diciamo, liquidata negli anni 50 politicamente, insomma, soprattutto col McCarthyismo, però con la tradizione legata più al welfare, che si è trasformato sempre più in una politica di tipo assistenzialista, quindi di tutela, più che di tutela, di occhio particolare verso gli strati più disgregati, ma per mantenerli disgregati di fatto, non per farli evolvere socialmente. Era questa la funzione. Più la fetta, diciamo, di borghesia di legata, che so, allo studentato, agli universitari e via dicendo, quella per esempio è una peculiarità ora nel Partito Democratico. Però tutte componenti che in realtà è difficile tenere assieme, si stanno separando,
di fatto. Da lì che viene la crisi e anche la paralisi. Si può dire che l'ultimo sussulto di quell'area lì, propositivo, non necessariamente diciamo positivo, come, però l'ultimo momento di capacità, di proposta, diciamo, di modello sociale, modello politico, è stato con Obama, che però è fallito clamorosamente, e infatti probabilmente dovesse vincere Trump, il principale sconfitto di quell'area lì sarà proprio Obama, oltre alla componente di Biden. Tu hai detto di Biden che è dovuto mettersi da parte, però lì bisogna distinguere il ruolo di Biden, che è quello che è, anche per la sua condizione fisica, diciamo, e mentale, che è già vecchia di 4-5 anni, non è quello che, non è solo di quello che vediamo, è stato segnalato adesso. Però là bisogna metterci la moglie, cioè bisogna metterci il gruppo legato a Kagan, la Nuland, Blinken, Sullivan e l'altro là che mi sfugge il nome, che è il più importante, che sono ancora un nocciolo duro, diciamo, all'interno di quella compagine, anche se sempre più arroccato, insomma, tipo le vicende del Washington Post, ultimo, del Los Angeles Times e di Today, insomma, quelle sono rivelatrici. Sì, di quello che, dei suoi movimenti che cominciano a venire in quelle situazioni, e di quello che potrà anche succedere da qui a dopo le elezioni. Il punto è che in generale si emerge un clima di grande, secondo me, anche per un verso, Mearsheimer dice sempre, in questo paese manca la responsabilità. Cioè, noi vediamo che ci sono classi, pezzi di classi dirigenti che sono responsabili delle peggiori nefandezze, delle scelte più autolesionistiche, antinazionali, che siano mai state compiute da 30 anni a questa parte, che però continuano a prendere decisioni. Cioè, noi continuiamo a vedere personaggi come John Bolton essere intervistati. Noi vediamo elementi di spicco della politica che sono stati, adesso la Nuland si è provvisoriamente dimessa, ma rimane un personaggio chiave del Partito Democratico. Per la verità, lavora molto più all'interno che all'esterno. Appunto, cioè, perché? Cioè, dove si va a parare se il sistema è così ingessato, imbalsamato, se Mearsheimer deve andare a parlare in canali come potrebbe essere il mio, Mearsheimer, Sax, il colonnello McGregor, tutti i personaggi che hanno una visione comunque da tenere in considerazione e vengono costantemente marginalizzati. Ma io non è che voglio fare il sociologo, diciamo, perché ho un po' troppo la propensione, diciamo, a pormi da questo punto di vista. Però c'è un problema di fossilizzazione serio, che è comune a tutto il mondo occidentale, bisogna dire. Penso che in Italia anche evidente, però diventa evidente e pericoloso negli Stati Uniti. Cioè, se noi vediamo come venivano formate le classi dirigenti e le elite 40-50 anni fa negli Stati Uniti, e come sono formate adesso, e quali sono i canoni di formazione che sono praticamente univoci adesso rispetto alle alternative che erano poste anche 20-30 anni fa. Da lì si capiscono molte cose sulle mancanze di ricambio, sulla mancanza di alternative e sul fatto e sulla fossilizzazione di queste elite. Cioè, basta vedere l'età, diciamo, cioè, qui abbiamo ancora personaggi del tipo di Clinton, di Obama che non è più giovane, di una Pelosi, eccetera, che sono ancora, o lo erano sino a poche settimane fa, dei personaggi cruciali, insomma, che però ancora difficili da smuovere e che ancora riescono a dire e a voler dire qualcosa e ad essere ascoltati. È una fossilizzazione creata da una sicumera che è venuta fuori da questa elite, di aver acquisito, diciamo, il dominio, l'egemonia, dall'assenza per 10 anni, 20 anni di una forza dal punto di vista geopolitico contrapposta, perché si può parlare peste e corna, diciamo, del blocco sovietico, dell'Unione Sovietica e via dicendo, però il fatto stesso di esistere ha creato anche condizioni di dinamiche anche all'interno del mondo occidentale, insomma, e anche di sagacia. Cioè, basta vedere il ruolo del welfare, il ruolo, diciamo, del peso del conflitto sociale nelle società occidentali, che è stato
un lusso, tra virgolette, consentito anche dalle condizioni, dalle dinamiche geopolitiche che c'erano allora, e che non a caso si sono spente con la sparizione del mondo bipolare, con la presenza di un terzo mondo, diciamo, dell'area terzomondista, che anche lei, anche quella aveva un richiamo, diciamo, e un'influenza, diciamo, nell'area, nello scacchiere. Questo è stato, secondo me, la cosa che ha in qualche maniera condannato questa elite, la sta portando a una crisi terribile, perché è terribile perché è priva di alternative, perché la crisi di questa elite può arrivare alla sparizione, siccome questo lo hanno percepito, può portarle a scelte disastrose, diciamo, o irreparabili, di fatto, anche a colpi di mano. Anche perché ormai il conflitto all'interno di quella nazione sta diventando talmente ingestibile, talmente viscerale, che sta portando alla formazione di tanti gruppi di potere che in qualche maniera agiscono per conto loro, di fatto, sempre più autonomamente. Forse qualcosa del genere lo vedremo anche dopo le elezioni, con un particolare sguardo anche qui in Europa, perché purtroppo l'Europa è uno dei noccioli dove di azione, diciamo, di queste elite residue e perdenti. Sì. Il punto, Pino, è proprio quello, cioè il fatto che questi sono talmente fuori dalla realtà, mi verrebbe da dire incompetenti, privi della capacità d'analisi, privi di contatto con la base sociale del paese, che hanno soffiato costantemente sul fuoco delle divisioni, hanno fomentato questa polarità estrema, e adesso il rischio è concreto che la situazione scappi di mano, perché e in questo caso le elezioni possono essere un detonatore molto appropriato, perché le modalità stesse attraverso cui si esercita il voto, di cui parlavamo prima, automaticamente pongono le condizioni perché il candidato perdente gridi ai brogli. Esatto. Questo accadrà, questo è già cominciato ad accadere, perché già 60-70 milioni di americani hanno votato. E vorrei vedere proprio come hanno votato, secondo quali caratteristiche, quelle che abbiamo detto prima. Ma qui c'è in gioco veramente, parlavamo di posto in gioco nell'introduzione. Qui si rischia veramente, perché c'è una sottrazione anche di legittimità all'avversario. È una cosa che veramente si era vista. Questo dove porta? Ma ormai, ma io non vorrei un po' arrogarmi, diciamo, un merito a me, diciamo, al gruppo qua di Italia il Mondo, perché sono anni, almeno 5-6 anni che parliamo di guerra civile, diciamo, negli Stati Uniti, tra l'altro documentando, discutendone anche con diversi personaggi. Io direi che da questo punto di vista la realtà è meno definita rispetto a 2-3 anni fa. Secondo me ci sono meno rischi di un conflitto frontale all'interno tra i due schieramenti politici rispetto anche a qualche anno fa, perché qualche anno fa intanto era ridotto il movimento, però era molto più compatto e molto più collocato geograficamente, no? Quasi a riprodurre la guerra di secessione, diciamo, degli Stati Uniti della seconda metà dell'Ottocento, del 1865-63, se non mi ricordo bene gli anni esatti, comunque i 5-6 anni che si sono fatti di guerra civile, di guerra di secessione. Adesso lo scontro politico è molto più disperso, anche nelle aree metropolitane, è più facile che si arrivi a delle contestazioni anche feroci, politiche, a dei tumulti, probabilmente anche a dei tumulti istigati, diciamo, a questa elite perdente, perché può essere il motivo per poter intervenire e sfruttare la forza che hanno, le leve che hanno per in qualche maniera mettere a tacere e tirare avanti. Bisogna vedere. Certo è che comunque il livello di delegittimazione tenderà a crescere, questo e quindi a covare sotto. Non penso che esploderà in maniera organizzata, ecco, questo no. Questo non ancora, ecco. Ti faccio l'ultima domanda. Però siamo a 6.000 chilometri, ecco. Quindi... Beh, certo.
però il nostro sconquasso arriverebbe pesantissimo anche al di qua dell'oceano qualora si verificassero dei sommovimenti. Sì, scusa, una cosa volevo dirti, per esempio, la novità rispetto, e questa invece è positiva, però dipenderà poi dalle dinamiche, che se fino a qualche anno fa il confronto politico poteva essere rappresentato fra, andava di moda o va di moda tra l'alto e il basso, cioè elite che hanno il controllo di una parte della popolazione e il basso, cioè di un'altra fetta di popolazione che in qualche maniera si rivolta, si pone come alternativa e via dicendo, però priva di una leadership, se non di un tribuno, nella fattispecie Trump. Adesso il discorso è diverso, cioè con un Elon Musk, il presidente di Oracle che si è schierato assieme a Elon Musk, con una serie di quadri politici che cominciano a emergere, lo stesso Vance, che anche lui sta avendo una maturazione, almeno dal punto, io non parlo della linea politica della sua ideologia, però come approccio, come capacità di discorso, di cosa, rispetto già a un anno fa, sta avendo una notevole maturazione come leader, come capacità, diciamo, di farsi sentire. Il fatto che in questa compagine, pur differenziandosi, sono entrati personaggi come Kennedy e Tulsi Gabbard, che saranno probabilmente due figure fondamentali a cui saranno dati incarichi fondamentali nell'amministrazione, se dovesse vincere Trump. Là si comincia a intravedere elite che si dividono, e dalla crisi proprio delle elite, delle classi dirigenti che possono venire fuori le condizioni di un rivoluzionamento, di un cambiamento. In quale direzione sarà da vedere. Può anche darsi che queste elite possano condizionino talmente la leadership politica da essere loro a decidere, diciamo, e quindi in qualche maniera a riassorbire, diciamo, la situazione. Però secondo me non è quello, no, o almeno non è scritto che diventi così. Cioè, probabilmente personaggi come Musk, eccetera, hanno un ruolo, ricondotti, diciamo, in questo impianto politico, possono avere più un ruolo dirompente che di integrazione, ecco, di reintegrazione di queste aree, di queste dinamiche politiche, ecco. A me Pino faccio l'ultima domanda, cioè noi guardiamo cosa stanno facendo le potenze che o emergenti o riemergenti, passiamo alla Cina e alla Russia, sono due nazioni, due stati civiltà, che stanno entrambi coltivando una riscoperta delle tradizioni, delle origini culturali, non necessariamente, qualcuno parla solo dell'ortodossia in Russia, no, in realtà anche l'Islam, la Russia ha già più di 20 milioni di musulmani, comunque esatto. Dei collanti, cioè delle tradizioni che fungano a fondamento della solidità dello Stato e che mantengano soprattutto la coesione interna. Negli Stati Uniti c'è il fenomeno opposto, cioè c'è il fenomeno del wokismo, questa contrapposizione, polarità tra gruppi sociali, per esempio i neri, gli ispanici, che come dicevo hanno un peso sempre maggiore, i lavoratori bianchi impoveriti e incattiviti, la Rust Belt, la cintura del mais contro per esempio le due coste, che le due coste hanno prosperato sulla globalizzazione, il centro si è impoverito, che viveva di produzioni tradizionali, quelle che hanno delocalizzato. Cioè gli Stati Uniti sono estremamente frammentati e non sembra che il quadro che abbiamo dipinto ci sia da immaginarsi un futuro di maggiore coesione interna. Senza una coesione interna, il mantenimento dell'egemonia o comunque di una posizione solida, primus inter pares mi verrebbe da dire, è molto difficile. Tu cosa ne pensi? Ma io penso, allora, riguardo a, diciamo, a sta restaurazione conservatrice, no, più che restaurazione, riproposizione, perché restaurazione è completamente sbagliato, come era in senso ironico, restaurazione, tra virgolette. E, secondo me è un fatto positivo e evidenzia il fatto che l'elite in questi paesi, cioè soprattutto in Cina e in Russia, per tradizione millenaria, insomma, soprattutto da parte della Cina, hanno compreso e ricompreso il ruolo, diciamo, della cultura, dell'ideologia, della coesione, della rappresentazione che si ha, diciamo, della vita, della società, nel determinare le scelte, comprese quelle economiche, no? Certo.
E questo è il fattore che determina poi la coesione di una comunità. Sugli Stati Uniti il discorso, secondo me, non deve essere così categorico. Io sarei più categorico sulla condizione qui in Europa, per la verità, più pessimista che rispetto agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti è vero che hanno questa fase di disgregazione e questa fase di primitività anche dal punto di vista culturale, legato al wokismo e via dicendo, però anche è vero che lì c'è una reazione importante, e il conflitto politico è il segno di questa reazione, cioè c'è comunque vitalità, il che fa pensare, secondo me, che le sorti non sono segnate. Quello che c'è da augurarsi è che gli Stati Uniti rimangano un soggetto al pari degli altri, ecco, questo è, pur che con le tare culturali e ideologiche che hanno questo paese dal punto di vista, diciamo, dell'espansionismo, della supremazia, dell'eccezionalismo e via dicendo, perché quella in realtà è una caratteristica che ancora pervade tutte le componenti, compresa quella trampiana. Però sì, se andiamo a vedere bene, per il momento è più riflessiva questo eccezionismo, cioè l'America First da parte di Trump è più rivolta a una tentativo di ricreare la formazione sociale all'interno, la coesione sociale all'interno, che ha una fase espansiva. La fase espansiva è anche prevista, però è subordinata a questa priorità. Ecco, questo non so se è chiaro. E porta a un'accettazione di una situazione multipolare o multicentrica, insomma, di implicitamente. Ecco, poi esplicitamente non so dire, perché penso che tanti di questi processi siano abbastanza inconsapevoli, però è una realtà dinamica, cioè là i giochi non è che sono fatti, e non è che i giochi geopolitici in funzione di quello che sta succedendo negli Stati Uniti sono fatti a favore di uno o dell'altro. Sicuramente stanno sorgendo nuovi protagonisti, hanno ottime prospettive di affermarsi, però non è che significa che l'altro sia finito. Anzi, insomma, è da vedere. Cioè, capacità rigenerative probabilmente ne hanno. Devono stroncare con questa elite, questo poco ma sicuro. Insomma, e lo scontro sarà su quello, e bisogna vedere fino a che punto questa elite è in condizione di proporre un muoia Sansone con tutti i filistei, insomma. Ecco, perché ci sta anche quello, diciamo, nelle possibilità e nell'avventurismo, insomma, specie con i mezzi anche tecnologici che ci sono oggi rispetto a situazioni analoghe nella storia. Perfetto, siamo in chiusura. Io vi ricordo che questo canale è demonetizzato, si reagisce unicamente sulle mie forze, e invito pertanto a prendere in considerazione la possibilità di sostenerlo qualora riteniate che il mio lavoro lo meriti. Trovate in descrizione, in coda del filmato, tutti i dati utili per procedere in tal senso, assieme ai riferimenti per iscrivervi al mio canale www.ilcontesto.net e il mio sito e i miei canali Rumble, Telegram e Odissea. Ino, grazie come sempre. Bene, a te.